Sul debito fuori bilancio che riguarda le indennità non pagate ai dirigenti del comune di Francavilla Fontana, ammontante ad oltre 150.000 euro, approvato dalla maggioranza nel corso dell'ultimo consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia Antonio Andresano parla di spreco di denaro pubblico circa le ulteriori spese sopportate, quando sarebbe stato sufficiente scegliere l'iter transattivo. Questa vicenda segna alcuni passaggi fondamentali. Un primo ed importante passaggio è quello rappresentato dalla disponibilità prospettata nel corso dell'iter procedimentale e prima che ci si rivolgesse all'autorità giudiziaria da parte dei dirigenti interessati a valutare un'ipotesi transattiva con rinunzia di parte delle somme richieste a titolo di indennità di risultato. L'amministrazione, effettuando le sue valutazioni e abbracciando un parere dell'ARAN, aveva ritenuto invece di resistere in giudizio. E parere che evidentemente, in linea difensiva, che evidentemente è stata bocciata dal Tribunale di Brindisi, tanto è vero che sono state riconosciute le ragioni creditorie della dirigenza, ed oggi l'amministrazione decide poi di non impugnare quella sentenza, tornando quindi sui propri passi, alla luce di un passaggio della stessa sentenza del Tribunale di Brindisi, dove si parla di indisponibilità del diritto. Ebbene, se il diritto era indisponibile e secondo l'amministrazione non poteva consentire un'eventuale transazione, ancor di più non si poteva, sempre secondo questo ragionamento, resistere in giudizio, ma si sarebbe dovuto pagare immediatamente. A mio modesto avviso, se si fosse invece perseguita e seguita la strada della possibile ed eventuale transazione, oggi staremmo parlando di somme di gran lunga inferiori. E le casse comunali avrebbero potuto registrare un forte risparmio di spesa.